Consigliere Saracino. Facciamo un po' d'ordine. Sindaco, per lei ogni questione posta dalla minoranza è sempre una questione di nana caprina e su questo ci ha abituati benissimo. Che la proposta, io la prossima volta chiederò di mettere a verbale quello che dice, perché non è normale che li borbotta mentre qualcuno sta parlando. Credo che sia solo buona educazione. E lo sta ancora rifacendo, sindaco, è una pubblica assise, dà un esempio anche sbagliato, non solo ai componenti di questa assise, che siedono qua dentro rappresentando dei cittadini, ma anche il Consiglio Comunale dei Ragazzi. L'esempio sbagliato lo stiamo dando tutti. Lo stiamo dando tutti. A parte questo, continui. A parte questo, io non mi esprimo e non giudico il lavoro degli altri, mai. Ma permettetemi di dire, il giorno 7 dicembre... Presidente, lei mi ha chiamato per dire se il mercoledì successivo facevamo conferenza dei capigruppo, giusto? 7 dicembre. 7 o il 4, il 5, qualche giorno prima di mercoledì. Non è possibile. Ci ha chiamato per la conferenza dei capigruppo che doveva essere mercoledì alle 18, giusto? Su questo? Guardi, io non è che ricordi tutte le date, se l'ho chiamata mi dica qual è la censura. Lei? Il problema, no, non la sto censurando. Ah, perfetto. Innanzitutto per la convocazione di un consiglio ci vogliono 5 giorni e non 15 miliardi, come ha detto, se c'è commissione 3. In quel frangente lei mi ha anche anticipato della commissione, che doveva sentirsi con i consiglieri. Però c'è una piccola problematica, poi magari controllate le vostre email. La convocazione, l'email della proposta è arrivata a noi consiglieri il 9-12. Giorno successivo a quando avete tenuto la commissione, perciò queste modifiche potevano anche arrivarci in quel momento. A questo punto è un altro errore dell'ufficio, perché io leggo 4 dicembre 17:50 che avete tenuto la commissione, ma l'email con la proposta di delibera già modificata. E apro e chiudo parentesi, nessuno sta entrando in merito al cambiamento dei numeri che sono leciti, giusti, e la programmazione la conosciamo già. Il problema è la procedura, che ogni ancora a questo punto io ho sentito un qualcosa da quella parte. Presidente, non ha sentito niente lei? No. Non ha sentito niente? Io voglio che metta a verbale quello che ha detto il sindaco adesso. Mi dispiace. Però sentirsi dire cazzo in una pubblica aula non mi sembra una cosa normale. Mi dispiace, lo voglio mettere agli atti. Perché Presidente. Il sindaco continua a borbottare e insultare la minoranza. No, mi dispiace sindaco, ma questo non è un atteggiamento normale. Presidente, non mi ha ancora risposto. La commissione dei capigruppo non si è tenuta. Ho detto fatto. Tutto qua. Vuol dire che qui c'è la vabbè, che no, sindaco, scusa, anche io devo richiamarla un po', sindaco. Lei deve avere rispetto. Consigliere Mancini, abbi pazienza un attimo per cortesia, altrimenti sospendo. Stiamo dando un'immagine incredibile. Bravo, per cortesia. Allora, sindaco, abbi pazienza. Consigliere Saragino ha terminato. Consigliere Saragino ha terminato. Io ho terminato, le ho detto che c'è una discrasia tra le date. Va bene, e questo è veramente incredibile. Ne prendiamo atto. L'atteggiamento del sindaco è tutto consigliere questo. Saragino, la ringrazio, ne prendiamo atto. Qualcuno deve intervenire con riferimento al punto, all'ordine del giorno? No. Dichiaro chiusa la discussione sul punto all'ordine del giorno. Abbi pazienza sindaco, dichiaro chiusa la discussione. Presidente, va chiarito una questione di metodo oltre che di merito. Sindaco, il merito siamo tutti sindaco. Il metodo deve essere chiaro, presidente. Sindaco, qui, il metodo, la presidenza il metodo del lo gestisco io. Se qualcuno non è d'accordo col mio metodo, faccia le varie censure e le varie denunce. Oggi qui gestisco io il consiglio comunale e dichiaro chiusa la discussione. Quindi passiamo a votazione. Presidente, c'è una mozione d'ordine. La segreteria non sta funzionando. Questo ha detto il consiglio comunale, cioè i consiglieri di opposizione. Allora ti invito ad interessare il segretario comunale affinché gli atti del consiglio comunale vengano preparati in un certo modo per evitare queste che sono, io le chiamo quisquiglie, però diventano fatti sostanziali in un'assise pubblica.
Allora, se così è, cerchiamo la prossima, il prossimo Consiglio Comunale, al di là della conferenza dei capigruppo, al di là della commissione, prepariamo gli atti e soprattutto non mandatele più via mail, depositatela agli atti delle segreterie, così ci sarà la possibilità a ognuno di andare con le sue gambette a riguardarsi le carte. Lo prevede già lo statuto, mi auguro che lo preveda, però siccome c'è il vezzo di mandarle poi via mail, non c'è certezza delle comunicazioni, per cui può capitare che ci sia lo scambio delle delibere, che ci siano atti, non lo so, può succedere qualsiasi cosa. Quindi è opportuno che ci siano gli atti, perché non vanno gli atti in Consiglio Comunale se la segreteria non li ha sbobinati come si deve. Perfetto, la ringrazio. Passiamo a votazione. Facciamo una dichiarazione di voto? Sì, allora, approvazione dell'ordine del giorno diritto allo studio. 9 favorevoli, contrari, nessuno, astenuti 3. Immediata eseguibilità, 9 favorevoli, contrari nessuno, astenuti 3. Vi ringrazio, vi auguro buona sera a tutti e chiedo scusa naturalmente a tutti i presenti. Ci vediamo alla prossima. Grazie. Grazie.